Ciao, nel video di oggi parliamo di fondotinta e parliamo del Face and Body della MAC e del Double Wear di Estée Lauder che mettiamo a paragone. Su una parte del viso ne stenderò uno e dall'altra l'altro, ovviamente. Si tratta di due fondotinte estremamente leggeri ma modulabili, quindi è possibile applicare diversi strati per ottenere una copertura maggiore. Hanno di base una copertura molto lieve perché comunque sono a base acquosa. Li agitiamo entrambi e poi li andiamo ad applicare sul viso. Li andrò ad applicare entrambi con la Beauty Blender. Questa è macchiata e la devo comunque buttare. Dopo questo penso che la butterò e andiamo appunto a iniziare. Mi tolgo gli occhiali perché se no non posso. Togliamo i capelli dal viso con lo splendido fermaglietto. Io li applico su questo tappo e vediamo appunto le differenze. Quindi Estée Lauder, iniziamo da lui. Entrambi non hanno un applicatore con il pennellino o comunque il dosatore. Quello della MAC ha il tappino così. Quello dell'Estée Lauder proprio è all'avventura con il coso direttamente così. Quindi andiamo ad applicare una piccola quantità senza fare danni, forse anche troppa, e con la Beauty Blender che vado a inumidire con l'acqua dell'Evian. Ok, l'applico su questo lato del viso. Andrò a fare un primo strato, l'ho lasciata asciugare e vi do la prima impressione e poi andiamo a farne un secondo, lasciamolo asciugare e vedremo anche risulterà. Quindi metà naso e andiamo. Finito. Come vedete, comunque è coprente, non è coprentissimo perché comunque le discromie che ho qua sulle guance, quindi la cupirosa si vede che comunque anche qui questo brufoletto non l'ha coperto, quindi ha uniformato, però comunque non copre completamente proprio perché ha una coprenza estremamente leggera. Vado un attimino a ritamponarlo. Per quanto riguarda invece i pori, la grana della pelle, diciamo che non le evidenzia particolarmente, quindi non sono evidenziati maggiormente come molti fondotinta magari fanno. Resta comunque naturale, è luminoso nonostante comunque non sia eccessivamente luminoso, quindi comunque anche su una pelle grassa come io ho una pelle mista, quindi anche su una pelle comunque mista fa il suo lavoro e è utilizzabile tranquillamente. Ora si è asciugato, andiamolo a farne una seconda passata, quindi sempre il nostro piattino. Ok, andiamo ad applicare di nuovo. Quindi vediamo anche per quanto riguarda la stratificazione come si comporta. Tendo ovviamente a stratificarlo dove ho le maggiori discromie, quindi qui sulle guance e su quel brufoletto che avevo qui. Thank you.
anche con il secondo strato comunque io vedo ancora delle discromie. Ovvio, ha uniformato maggiormente il mio colorito, che riprende quello del collo. È palese il fatto che comunque abbia coperto i rossori, la maggior parte dei rossori, anche se secondo me del correttore sotto l'occhio e comunque nelle parti dove ho altri magagni, chiamiamoli così, c'è necessità di darlo. Ora lasciamolo asciugare un attimo e vediamo come l'effetto, diciamo, finale. Già vi posso però dire che qui io qui ho una grana della pelle differente, non so per quale motivo, comunque mi l'ha evidenziata. Certo, è impossibile per me non che non sia evidenziata, perché comunque è molto diversa come grana, non è una grana molto liscia, sembra quasi che, non lo so, abbia dello scotch o qualcosa. È molto più grinciosa questa parte qui. E però per quanto riguarda il resto, un pochino la evidenzia la grana della pelle, non in maniera però eccessiva. E adesso è il momento del face and body della MAC, che andiamo ad agitare e andiamo ad applicare sul nostro tappo. Come consistenza è nettamente più denso rispetto a quello dell'Estée Lauder. E andiamo ad applicare. Passata, è molto, già lo sento più leggero rispetto a quello dell'Estée Lauder, nonostante sia più denso, però comunque è molto più leggero, lo sento di meno sulla pelle, e anche la grana è più naturale qui. La grana si vede e non viene accentuata come se appunto succede con molti fondotinta, però comunque si vede, cioè io vedo la mia grana della pelle, vedo il fondotinta. Di qua la grana della pelle è molto più naturale, è molto meno diciamo coperta dal fondotinta. Lo sinceramente, come prima passata, preferisco a quello di Estée Lauder. Ha nettamente una copertura inferiore, perché qui il rossore che avevo si vede, cioè io lo vedo, qui le magagne ci sono tutte. In questa parte sembra quasi che io non l'abbia steso, e però l'ho fatto. Andiamo a ripassarlo, quindi sempre a stessa quantità, forse l'ho messo pure troppo, e andiamo ad applicarlo di nuovo. Allora, secondo passaggio, secondo strato, lo lasciamo un attimo asciugare. Comunque già così, prima che si asciughi, comunque vedo che il fondotinta della MAC è molto più luminoso. In questa parte qui, rispetto a questa, c'è una luminosità maggiore. Quello dell'Estée Lauder è più opaco, è più matte. Quindi diciamo che hanno due finish tendenzialmente differenti. Mi piacciono entrambi, forse non farei la seconda, io per mio gusto non faccio mai la seconda passata, perché comunque a me piace un fondotinta molto leggero che non mi copre il viso, però in questo caso per il video l'ho fatto. Forse il fondotinta di Estée Lauder, per chi ama comunque una copertura molto leggera, è consigliabile magari per eventi, occasioni o comunque
normalmente, se preferite, una copertura leggermente maggiore, una pelle maggiormente un pochino più strutturata, diciamo così. Quello della MAC è molto più naturale, molto più impalpabile, molto più ho solo qualcosa di leggero sul viso, ho un niente di troppo pesante, voglio essere molto più naturale, molto più easy. Se dovessi scegliere tra i due, comprerei il Face and Body, quello dell'Estée Lauder, per quanto mi piaccia e comunque lo utilizzerò. Forse non l'avrei comprato, ma per come detto, per mio gusto personale, perché comunque preferisco una coprenza più leggera. Quindi questo, vi ho fatto questo paragone anche per magari aiutarvi nell'eventuale scelta. Se vi piace questo tipologia di video, fatemelo sapere, perché magari possiamo crearne una serie. Magari suggeritemi anche dei prodotti da mettere a confronto, in questo modo magari vi posso essere d'aiuto. Io vi mostro i prodotti appunto messi a paragone tra di loro e voi magari mi segnalate dei prodotti che magari o non conosco o ancora non ho acquistato, e quindi mi date l'occasione di acquistare nuovi prodotti per provarli e appunto far crescere anche il canale in questo modo. Se questo video vi è piaciuto, parliamo delle cose di istituzionali, mettete un like. Se vi va, iscrivetevi al canale per seguire i vari aggiornamenti sui video che farò, e lasciatemi un messaggio. Detto questo, un saluto, ciao.